Allora, benvenuti ragazzi in questa lezione. Cominciamo ad esplorare alcuni contenuti. Il primo riguarda il nostro registro elettronico, che è di DAP, e quello che possiamo vedere è che a fianco delle lezioni noi ci troviamo, ad esempio se noi andiamo nella giornata di oggi, che è il 12, noi vediamo che io ho inserito dei compiti assegnati, che di fatto più che dei compiti assegnati sono delle indicazioni di studio e del materiale da me fornito, e li vediamo per l'appunto alla terza e alla quarta ora di oggi, per quanto riguarda in questo caso la quinta I, che siete voi. Allora, vi ho inserito un link, un collegamento al mio Drive di Google. Quindi ha un sito che contiene dei file e delle cartelle gestito da Google. Quindi possiamo copiare direttamente questo indirizzo, o meglio ricopiare questo indirizzo e andare direttamente sul file di Drive. Io sto visualizzando sul mio di Drive, quindi ci sono varie cartelle, non tutte visibili, però se andiamo su Francesco Barbero Einaudi e in particolare al link che vi ho fornito, che è Telecomunicazioni Quinta I, voi dovreste vedere innanzitutto due file e una cartella. Un file è una dispensa, che però non è completa, si tratta di un work in progress, quindi verrà completata nel corso dei giorni e delle lezioni. E si chiama Dispensa Telecomunicazioni. Vedete che non c'è ancora un titolo o altro. Però io vi ho assegnato oggi come lezioni, sono andato a riprendere argomenti che avevamo fatto all'inizio dell'anno e secondo me non guasta rivederli con una certa calma, e vediamo la definizione di integrale, la definizione più, alla fine più semplice che nella forma di Riemann, e successivamente nella sottosezione 1.2, che sono le applicazioni, vediamo come costruire un piccolo programma, un algoritmo che ci fornisca sia un valore approssimato numerico dell'integrale e anche un'idea di quella che è l'incertezza nella misura, cioè un integrale numerico con la sua, col suo errore, con la sua incertezza. Quindi quello che vi ho indicato è di dare un'occhiata alle prime tre pagine di questa dispensa, che poi alla fine vanno a riprendere un po' quanto fatto a inizio anno, in maniera però abbastanza rigorosa. In parallelo a queste tre pagine noi abbiamo un file di testo, il file di testo che si chiama Diario Telecomunicazioni, e in questo file inserirò le date e successivamente quanto faccio nei giorni in cui dovremmo avere lezioni. Quindi posso fornire dei file, dei contenuti, dei programmi. E poi eventualmente domanderò anche a voi di fare alcuni lavori, perché no, anche di valutarli, qualora la nostra quarantena duri più del previsto. Quindi potete tenere d'occhio questo file di solo testo con le informazioni per ogni data, poi i file in allegato, che è questo work in progress della dispensa di telecomunicazioni. Se andiamo a vedere altri contenuti, qui abbiamo una cartella che si chiama Programmi. Quindi sono dei piccoli software, in parallelo all'argomento di integrali fatti in maniera numerica, e questo va a completare o a integrare quanto fatto in forma analitica dalla collega professoressa Barbero. Noi abbiamo un piccolo programma che ci realizza l'integrale numerico che è nel testo della dispensa e ci fornisce anche una bella immagine abbastanza semplice di come possano apparire le somme inferiori e superiori, o meglio la funzione superiore e la funzione inferiore, che poi ci danno i margini inferiore e superiore dei valori di un integrale calcolato in maniera numerica. Il programma, come al solito, è realizzato, lo potete vedere, con Scilab, però la parte da utilizzare per calcolare integrali in maniera molto semplice sono solo le prime righe, dalla 9 alle 19. Perché successivamente noi abbiamo altre righe che però servono per la rappresentazione grafica, cioè per il grafico che vediamo qui a destra, che ci mostra proprio in maniera molto intuitiva cosa vuol dire fare un integrale in maniera simile riemanniana con un computer. Se vogliamo addentrarci un po' più nel dettaglio e vedere come è fatto il programma, adesso vediamo un attimo di
ingrandire un po' la dimensione del font, cioè del testo. Possiamo andare magari su un po' più grande, su 36. Ok, ora si dovrebbe vedersi molto meglio. Benissimo. Allora, per quanto riguarda il programma dell'integrale, questo è molto semplice, non c'è nessun metodo di convergenza che viene utilizzato, si parte direttamente noi vogliamo integrare la funzione di seno da un valore da 0 a pi greco, ok? Integriamo la funzione seno da 0 a pi greco e usiamo 50 valori equamente spaziati, quindi la nostra partizione è data di fatto, in realtà no, qui sarebbero 51 valori equamente spaziati della variabile t. Per fare l'integrale, noi in realtà non andiamo a calcolare il vero e proprio integrale, ma facciamo una somma inferiore e una somma superiore, basata sulle rispettive partizioni. Quindi quello che vediamo, quindi facciamo un ciclo, in questo ciclo andiamo a inserire i contributi per ogni passo della nostra variabile t e alla fine otteniamo sia la soluzione, che è vista come semisomma della somma superiore e della somma inferiore, sia l'errore, che è vista invece come la differenza della somma superiore meno la somma inferiore diviso 2. Alla fine, con la funzione DISP, cioè display, noi mostriamo che l'integrale è pari al nostro valore di soluzione più o meno l'errore. Ok? Per quanto riguarda il grafico, ecco qui diventa un po' più lungo il programma, non vado nei dettagli, però noi possiamo vedere graficamente sia la funzione che alla fine corrisponde al margine superiore, la funzione che corrisponde al margine inferiore, e lo vediamo proprio qua. Vedi, esempio di elementare di integrazione numerica, vediamo l'integrante in nero, funzione superiore in blu, funzione inferiore in rosso. Di fatto il margine inferiore è dato dall'integrale su questa funzione a scalino inferiore, mentre il margine superiore è dato dall'integrale della funzione a scalino superiore. Colore blu, rosso per l'una e blu per l'altra. Qui sotto abbiamo in effetti l'integrale con più o meno l'errore dovuto al passo che abbiamo scelto per la nostra variabile t, e infatti il passo è abbastanza grande, qui 0,06 nella dispensa, se non sbaglio avevo usato un passo che era la metà per avere una precisione maggiore. Mentre l'asse delle y abbiamo la funzione proprio di seno di t. Bene. Questi sono i piccoli contenuti forniti oggi. Buon lavoro, buona lettura e fatemi presente eventuali difficoltà o altro. Io cercherò di rispondervi. La forma migliore è la mail, perché con altre forme di comunicazione rischio di perdere il contatto, di non prendere nota. Bene, buona continuazione. Allora, buona continuazione, ragazzi. E adesso voglio vedere un attimo come funziona questo programma di registrazione.